Martedì 2 agosto 2016, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ora vediamo i fatti principali della città. Ieri, poco dopo le 3 del pomeriggio, un pacco abbandonato nel parcheggio del centro commerciale Bonola ha fatto scattare un nuovo ed ennesimo allarme bomba che poi si è rivelato infondato. Sul posto sono tempestivamente intervenuti carabinieri e artificieri per verificare la natura del pacco, per garantire la sicurezza dei controlli. Via Quarenghi è stata temporaneamente chiusa al traffico e il tragitto dell'autobus 68 è stato deviato fino al capolinea di Bonola. E dopo che sono venuti alla luce i maltrattamenti che per mesi si sono verificati ai danni di alcuni bambini in un asilo nido del quartiere Bicocca, Riccardo Decorato, capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, ha ricordato che anche nidi e asili possono essere dotati di telecamere con i soldi regionali. La scorsa settimana, secondo quanto riportato, la regione Lombardia avrebbe infatti stanziato 4 milioni di euro per aiutare i comuni ad installare impianti di videosorveglianza, soldi che devono essere impiegati anche per evitare che simili situazioni si ripetano. E Milano cambia l'organizzazione della vigilanza e abbandona la copertura dell'intera città. La modifica risponde a una differente strategia che prevede una maggiore concentrazione nei suoi punti più critici, nei quartieri con più difficoltà, in particolare le periferie. In piazza Beccaria sono già state avviate le prime analisi su come riorganizzare quindi il servizio. Secondo l'assessore alla sicurezza Carmela Rozza, il sistema così ripensato risulta sicuramente più funzionale ed efficace. Da lunedì 8 agosto alle 7 del mattino alle 20 sarà istituito un servizio navetta tra conciliazione M1 e via San Vittore per consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione della nuova linea metropolitana M4. La navetta transiterà in via Enrico Totti, piazza Conciliazione, viale di Porta Vercellina, via Brandello, via Giambattista Vico, via degli Olivetani e via San Vittore appunto. Con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano, a presto!